Bentornati di nuovo nel mio canale. Bene, unboxing abbastanza particolare. 12 novembre 2015 è uscita la remastered di Star Wars Episodio 3, La Vendetta dei Sith, in Blu-ray. Ho comprato la Steelbox con Blu-ray incluso a soli 20 euro, spedizione gratuita. E su Amazon potete vedere il bellissimo packaging tipico di questa grande azienda, cioè grande, diciamo che per la merce in stock è come grossista insuperabile, ma eBay, secondo me, a mio parere, è tutta un'altra cosa. Ma comunque sia, non parliamo di questo. Parliamo del fatto che ho comprato un film che su eBay vale una Madonna, tipo 70-80 euro. Invece su Amazon, oltre ad avere la disponibilità immediata, l'ho pagato a un prezzo davvero infimo, davvero basso. Quindi adesso vediamo un po' il contenuto, vediamo un po' cosa ci riserva questa remastered di Star Wars Episodio 3? Dovrebbe essere in italiano, da quello che ho visto. L'importatore mi pare che è 20th Century Fox Italia, ma non ne sono sicuro. Quanto possono essere belle packaging, mi pare abbastanza stronzato. Eccolo qua! Edizione limitata Steelbook, La Vendetta dei Sith. Una figata. Chissà che c'è, se c'è anche il Blu-ray di dentro. Qua c'è una piccola descrizione. Vabbè, all'inizio la guerra dei cloni, sito, ok, va benissimo. Contenuti speciali, vabbè, commento audio di George Lucas e della troupe, commento audio delle interviste d'archivio con il cast e la troupe. Durata 2 ore e 20 minuti, 1920x1080 pixel, 24 frame al secondo. Ok. Dov'è? Dov'è il logo Blu-ray? The fuck is this? Shish! Fin quando non lo trovo, impazzirò. Vabbè, lo troverò sicuramente, sarà da qualche parte. Vabbè, apriamo qui. Ora, non che sia merce da collezione, per carità, però almeno è abbastanza interessante come oggetto. Vi giuro, ragazzi, un giorno comprerò un cavalletto così potrò fare i miei video in santa pace. Allora, apriamo. Uno, due e... Dio, Bonino, c'era l'adesivo. La vendetta di Sith. Mannaggia a voi, ma mi avete bloccato proprio. Una custodia mi avete bloccato sto cacchio di adesivo. Chissà che cazzo usano. Ah, perché in questa descrizione c'è un'altra copertina. Guarda che figata, una figata pazzesca. Giusto per vedere qualcosa in TV, visto che in TV non fanno assolutamente un cazzo, a parte che l'episodio 3 è uno dei miei preferiti in assoluto, quindi per 20 euro è giudicato. Ah, è in Blu-ray, ma ha un package abbastanza povero. Non c'è un manualetto, un fascicolo. Magari un fotodissimo depliante mi sarebbe bastato. Ma cacchio, non potete fare una steelbook con un Blu-ray dentro. Però vabbè. Questo era Star Wars, La Vendetta dei Sith. Non vedo l'ora di vederlo perché davvero è una figata di film. Vabbè, ci si risente alla prossima. Ciao ciao.